Ciao Bettes.it, mi è piaciuto moltissimo Amamet di Gianni Amelli, un film molto pudico e molto però anche penetrante dentro la psiche contraddittoria, erratica di Bettino Craxi negli ultimi anni della sua vita in Tunisia, quando decide di andare via dal nostro paese nel momento in cui la sua carriera politica è in pieno declino e potrebbe addirittura essere arrestato in relazione allo scandalo di Mani Pulite e il finanziamento illecito ai partiti. Bettino Craxi in questo film di Amelio è un gigante nella prima scena in cui dice che eravamo dei giganti quando eravamo re, è un gigante che dice, e mi ha emozionato perché effettivamente io sono cresciuto in un'Italia che era potenza mondiale, pensate un po', eravamo quarta potenza mondiale, lo dice Craxi in un congresso socialista dove prende il 92,3% della maggioranza, ha un partito con sé, ha un paese con sé, ma non solo un paese, forse anche un mondo. Era colui che sembrava che potesse incutere timore quando andava in giro all'estero, era quello alto, era quello col vocione, era quello con le pause interminabili, era l'uomo forte. Era un maschio italiano, peraltro rapace da un punto di vista sessuale, molto molto vicino all'idea del potere anche attraverso il possesso del mondo femminile. Questo film racconta benissimo che cosa? Non quel tipo di rampantismo, racconta un declino in cui Amelio già è molto bravo come regista, ma lo sappiamo perché mette Craxi dentro una tenuta che non ha tetti come in Quarto Potere o la favorita di Yorgos Lanthimos, e quindi in questo spazio aperto l'altezza di Craxi non è così lampante come all'inizio, quando l'abbiamo visto circondato dai suoi uomini. Mette una mano in testa a Cederna, è paternalista ed è soprattutto circondato da bambini o comunque da uomini più piccoli di lui, come erano quei democristiani del dopoguerra, frutto anche della fame, no, del nostro paese, una sorta di leggera denutrizione, e quei corpi straordinari della politica italiana del dopoguerra, soprattutto legati alla DC, che erano sensualmente sgraziati o comunque avevano quasi una un morboso orgoglio nel mostrare la propria non eccezionalità fisica. Nel caso di Andreotti poi ovviamente era un freak della cosa che ha utilizzato Sorrentino come chiave per raccontarlo nel Divo, legato al cinema freak per eccellenza che ovviamente è l'horror, e quindi Sorrentino fece Andreotti Nosferatu e Andreotti Hellraiser, come Clive Barker nella scena in cui si fa l'agopuntura, e quindi citava ovviamente quel grande mostro del meraviglioso Hellraiser di Clive Barker degli anni 80. Ok, qui invece Favino non si mette la tuta mimetica, ma è tutto mimetico attraverso questo trucco sublime, meraviglioso, e questo è il make-up che mi piace, in cui Favino scompare davanti ai nostri occhi, ed è un Craxi appunto dello spazio largo di una casa che sembra una reggia, ma forse non è nemmeno bella, come dice un politico democristiano, perché non si vede il mare. Però lui ci dice che il Craxi di Favino, che quando il cielo è limpido da una spiaggia si vede l'Italia, e qui entriamo nel senso del film. Il senso del film è la psicanalisi, è un film molto bellocchiano. Amelio non solo è stato, prima di Guadagnino e Fasano, già un grande cinefilo che omaggiava Bertolucci quando Amelio era un bambino. Amelio è un grande cinefilo, non basta leggere i suoi meravigliosi libri di cinema, sul cinema, sul suo rapporto col cinema, e citava l'avventura di Michelangelo Antonioni nell'inquadratura finale del Lato dei Bambini, e si stupiva quando noi critici non ci accorgevamo di questo suo omaggio così bello. E allora Amelio chiamava i personaggi un po' alla bell'occhio, no? Con i cognomi che vogliono dire qualche cosa, va bene? Come Elica, come il Sergio Castellitto della Stella che non c'è. E lo diceva proprio che era un omaggio a Bellocchio. Beh, io penso che lui abbia fatto un film straordinario sulla psicanalisi, sul viaggio dentro la mente di un uomo che è tutto contraddizione e che si trova a voler mangiare quando non può mangiare, a cercare di mangiare. Il rapporto con il cibo è molto bello nel film, potremmo montare tutte le scene col cibo. Lui non può mangiare perché c'ha 1400 problemi di salute, c'ha una gamba che gli sta andando in cancrena, quella sinistra, veniva da sinistra,
Ma che cosa è successo a questo signore che appunto aveva il 92,3% del potere del suo partito e che poi dopo poco lo ritroviamo latitante o contumace e lo troviamo appunto nella sua in questa casa che è una sorta appunto di spazio non definito in cui lui è piccolo e zoppica. E non è più alto perché è tutto più alto di lui, anche l'isolamento in cui è finito. E allora Amelio è bravo perché fa un film sui pensieri di Craxi, sui suoi sogni, soprattutto il finale straordinario, e quindi è sulle contraddizioni di un uomo che dice, non dice e non dice come lui dice, che dicevano i democristiani, ma dice e stradice. Dice e ridice che cosa? Che è innocente e che è colpevole, che non gli dispiace e che gli dispiace, che non è arrabbiato ma è arrabbiato. E questo è un maschio del Novecento, anche in relazione al sesso, molto affascinante. Mi piacciono del film di Amelio tutte le sottigliezze, mi piacciono leggermente di meno i momenti più plateali, quando richiama l'espressione magna magna, quando nella scena con Renato Carpentieri, che è questo politico democristiano senza nome, senza identità, convergono tante figure che lo va a trovare e che ricorda la capacità democristiana che spesso rimpiangiamo in questi ultimi anni, che abbiamo visto anche nella serie Sky col personaggio di Gianfelice Imparato, questa capacità democristiana di abbracciare la colpa, di abbracciare i nostri errori, no? Di capirli. Con una sorta di complicità che poi può essere anche letta da chi non ama tutto ciò come anche un dire: guarda, sei come me. Questa cosa del sei come me, quindi non mi giudicare, io ti abbraccio, io ti confesso, io ti assolvo, e quindi tu sei come me, siamo complici. Questo abbraccio lo dà la Democrazia Cristiana, lo dà nella serie Sky, con un grande personaggio di Gianfelice Imparato che è sempre pronto a capire, a perdonare e a compromettere e compromettersi. Però qui in questo film, devo dire, mi piace moltissimo questa linea di grande casino che sta accadendo dentro la testa di Bettino Craxi, che Amelio è bravissimo, lungo tutto un film che dura più di 2 ore, a farci vedere con grande sottigliezza. È un film non a vignette, come il Divo di Sorrentino, che dopo un po' stanca, vignetta, 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 vignetta. Invece è un film proprio dove invece c'è, dovete vederlo perché è come se veramente il sapore finale del film arrivasse soprattutto all'ultima scena, come accadeva anche con l'Intrepido, come accadeva anche con Il lato dei bambini, l'abbiamo ricordato con quel finale stupendo che cita l'avventura di Michelangelo Antonioni. Qui abbiamo appunto il maschio che dice che l'ultima immagine che vedrà sarà quella dell'amante, ma in realtà poi Amelio è durissimo. Guardate il finale. E quindi anche entriamo nel delirio che ha riguardato anche un altro maschio che viene citato in questo film. Non in modo chiaro, netto, però insomma io penso che la battuta è sempre stato un essere spregevole, sia chiaramente riferita a un ex presidente del Consiglio italiano che era molto vicino a Craxi e che secondo Craxi lo ha abbandonato nel momento in cui era diventato presidente del Consiglio. E non fece molto per lui, è sempre stato un essere spregevole. Anche quello è stato un maschio che poi è crollato. Soprattutto su questa cosa devo andare in buca, devo andare in buca, e devo andare in buca non con mia moglie, molto cattolico. Devo andare in buca non con mia moglie, ma perché mia moglie è Maria. E torniamo ovviamente sempre al monologo di Noah Baumbach di Storia di un matrimonio. E quindi. E l'ultima immagine che io vedrò sarà quella di questa amante stupenda, potete ovviamente immaginare chi possa essere, la interpreta Claudia Gerini, che lo va a trovare, è una delle persone che insieme al politico democristiano lo va a trovare, continua ad andarlo a trovare, gli vuole bene.
lui è profondamente in crisi con l'idea appunto molto maschile e contraddittoria di questo desiderare come ultima immagine quella dell'amante, perché noi maschietti dobbiamo andare in buca. Terribile, no? Terribile, è stato proprio una dannazione totale, veramente anche in chiave politica, no? Degli ultimi anni politici in Italia, no? Dobbiamo veramente avere nuove sessualità probabilmente per avere una nuova politica anche. E quindi qui c'è anche tutto ciò, questo maschio italiano, è un film sul vecchio politico italiano che era il vecchio maschio italiano, Sorrentino con Andreotti andando verso il vampiro, verso Dracula, crea ovviamente il freak e crea il mostro, ed è Nosferatu ed è El Riser di Clive Barker quando si mette gli aghi dell'agopuntura e diventa proprio, no, Pinhead di Hellraiser, uno dei mostri più affascinanti del cinema degli anni 80. E quindi Sorrentino scelse l'horror. Qui lui sceglie ovviamente la psicanalisi, sceglie di mettere questo make-up a questo grande attore che non è riconoscibile come nel Traditore di Bellocchio, perché potevamo vedere Favino dentro Buscetta. Qui Favino non lo vedrete più, dopo 10 minuti non vedrete più Favino e vedrete solo, non Craxi, ovviamente vedrete l'idea di Craxi che questo grande artista, questo grande regista italiano ci porta. E allora la cinefilia della moglie con lui che cambia canale e mette Paolo Bonolis, la cinefilia della moglie che è circondata da secondo amore di Douglas Sirk, là dove scende il fiume di Anthony Mann, le catene della colpa di Jacques Tourneur. Silvia Cohen è molto brava, a essere questa milanese, così forte e alta da aver accettato tutte le bassezze del marito che sa tutto, che ovviamente si vergogna con lei, ma che no, non ha con lei un rapporto di appunto aspirazione esistenziale ridicola. Che ha invece l'amante a suo dire, perché sarà l'ultima immagine che io vedrò. È un delirio del maschio, è tutto un delirio di questo maschio che poi, come sapete, è cambiato molto perché è cambiata molto la figura maschile e anche nella classe politica, degli ultimi anni, perché appunto poi abbiamo avuto un delirio di un altro maschio che era molto vicino a Craxi, è sempre stato un essere spregevole, secondo me, lui si riferisce a lui. E poi c'è Albert Camus che ovviamente Amelio ha fatto già con il suo bellissimo penultimo film e Il primo uomo. E quindi c'è questa idea dello straniero, dell'essere uno straniero non nel tuo paese ma in un altro paese. Ed è un doppio straniero perché Craxi appunto si trova in questo luogo, Amelio e Brown non ci fa capire perché si trova lì, quello anche sarebbe un altro film interessante, no? In chiave più geopolitica, perché Craxi ebbe questo tipo di protezione, lui era intenzionato a chiedere anche quella francese. E quindi vediamo poi i suoi figli, sua figlia che si chiama Anita perché lui è fissato con Garibaldi, la ferita alla gamba che lui ha. E lo vediamo canticchiare, Garibaldi fu ferito da una gamba, è tutto un approccio psicanalitico quello di Amelio. Ci fa vedere una sorta di delirio, sempre più scomposto, ma non fisicamente, anche perché questo Craxi si muove non proprio agevolmente, è un delirio dentro la testa di Craxi. Lui che dice, di non dice, non dice, dice, stradice, dice, ridice, però poi si contraddice dicendo. E noi lo vediamo perché è un film bellissimo. Questo è il senso del film. Il centro del film è tutto che cosa sta succedendo a questo uomo. Poi ovviamente sapete che torniamo da nostro padre, che è Omero Antonutti, che è stato un grande padre del cinema italiano, da Padre Padrone all'Albero degli Zoccoli, e torniamo sempre da nostro padre. Ed è nostro padre che appunto incontriamo sempre, come nel meraviglioso Beautiful, che è il più bel film di Iñárritu, secondo me. E incontriamo sempre nostro padre, più invecchiamo, più lo incontriamo in sogno. E questo è quello che è questo bellissimo film in sottrazione,
però che ci dice tanto, non si vergogna alla fine di dirci quello che pensa che possa essere accaduto. È un'interpretazione, ovviamente, non è cronaca. È ridicolo dire assolve o condanna Craxi. È ovvio che Amelio non ha questo tipo di intenzione perché è un artista, è un narratore e conosciamo il suo cinema così bello, così umano, così complesso, così attento, così educato alla complessità della vita, della nostra vita, dei nostri errori. E questo fa del film un film molto, molto, molto bello, secondo me. Ci sono appunto. Camus è più rappresentato in questa figura molto misteriosa di questo ragazzo avvolto con lo sguardo assassino, malato mentalmente e quindi invincibile perché il malato mentalmente non è malato. Questa è la parte più bellocchiana del film. Che va a trovare, arriva come figlio. Craxi già ha problemi con i suoi figli, ovviamente. Più con suo figlio che con sua figlia, perché il figlio maschio ovviamente deve essere tenuto lontano, perché questi sono vecchi maschi che non possono far vedere il momento della loro debolezza al maschio. Questa è una cosa molto precisa legata a un maschio, italiano o di un certo tipo di cultura, che vuole la donna attorno a sé nel momento in cui si deve far vedere anche in un decadimento fisico. La donna, ma non l'amante, perché la donna è ovviamente Maria e a Maria se può fare di tutto, ovviamente, mentre l'amante è il momento in cui noi siamo forti, noi siamo belli ed è, diciamo, quello strumento che ci porta al delirio d'onnipotenza totale. Tutto questo è molto affascinante, Favino, che dire, magnifico, perché. Poi è un Craxi che quasi ti benedice con la mano, ma in realtà è un'artrite, ma Favino sembra quasi che sia una benedizione, è un Craxi che ogni tanto si incazza, è un Craxi che dice ma perché a me e non agli altri, ma perché se la prendono solo con me, alla fine è un Craxi che non capisce poi che è successo a tutti, ma ovviamente e succederà, risuccederà, e quindi è anche interessante come film perché ci fa vedere la fine anche di un uomo che è convinto di. Come tanti noi, no? Di essere stato eccezionale, un unicum. In realtà il tuo caso è il caso che è capitato anche a quello che tu definisci spregevole nel film, che io sono sicuro che è lui, e gli è capitato anni dopo, essere lasciati soli ed essere in un certo senso dismesso, anche se lui in un certo senso ce lo ritroviamo ancora da qualche parte. Forse perché proprio non era. Come Craxi. Craxi, garibaldino e ossessionato da Garibaldi con questa figlia che si chiama Anita. E ovviamente non Stefania come nella realtà, e con questo figlio col quale non riesce a parlare e che lo insulta se non, non riesce a dialogare se non attraverso una bellissima canzone di Lucio Dalla. E, beh, insomma, il divo era appunto caricatura, caricatura, vignetta, 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 vignetta. Il divo era molto stancante per me perché non aveva questo corpo cinematografico, ed era tutto troppo accellette. Come è ossessionato a volte a essere Sorrentino, e quindi io non amo la pesantezza del suo vignettismo e del suo caricaturismo cinematografico. Questa non è una vignetta dopo l'altra, questo è un film invece che si dispiega con grande eleganza e sottigliezza, e quindi è il contrario della caricatura che calca. Qua invece noi arriviamo alla fine in modo magnifico, come se ci fosse. Una profonda amarezza. Questo è il finale, che è un sogno. Dove il politico è nella sua città, ed è leggero, un po' come il moro di Buongiorno Notte, ed è così leggero che è arrivato in alto e cammina tra il suo duomo, no? Mentre invece il politico nella città è Andreotti. Che invece in vita e non in sogno, in realtà, cammina per il corso di Roma, solennemente con tutti i suoi, con la guardia del corpo, con i mitra e cammina lentamente nella notte perché il vampiro esce di notte.
e possiede la città di notte camminando lentamente per il Corso di Roma. Il Corso di Roma, il Duomo di Milano, ma questo è un sogno, quella era la vita, e qui stiamo già andando oltre. E infatti è un Craxi anche che si chiede che cosa c'è oltre. L'Italia non la vedo più, oltre anche questa reggia in cui sto, che non è nemmeno particolarmente bella perché non si vede il mare, grande battuta di Renato Carpentieri, che è un politico democristiano che lo va a trovare, cosa c'è oltre? E Amelio, insomma, guardate che non lo dice, secondo me, e dovete vedere questo finale stupendo. È un film molto collegato anche a Colpire al cuore, ma Colpire al cuore è dentro tutto il cinema di Gianni Amelio, è il primo e l'ultimo, sarà sempre il primo e l'ultimo, c'è sempre Colpire al cuore. Fausto Rossi, peraltro, tornava nell'Intrepido in un cameo molto bello, molto emozionante, e Colpire al cuore era padre e figlio, prigionieri di un grande momento collettivo. E qui c'è padre e figlia, e figlio, perché c'è un altro figlio, prigionieri di un momento, di un grande momento collettivo. E allora non devi essere né filocraxiano né anticraxiano, devi solo approcciarti a questo film e andarlo a vedere come veramente una grande opera sulla mente e su quello che, secondo Amelio, è il bravissimo sceneggiatore, co-sceneggiatore, stava accadendo nella mente di Bettino Craxi, e quindi sono sogni e quindi sono contraddizioni costanti. E Alberto Taraglio, co-sceneggiatore del film. Insomma, Favino è ovvio che sarà David, ma poteva essere anche qualcosa di più. Un film magnifico dove lui che vogliamo dire? È perfetto perché. Ovviamente un attore così è un attore anche molto intelligente come Alessandro Borghi, che si nasconde dentro il primo re di Matteo Rovere, e quindi capisce perfettamente che deve essere utile e efficace al progetto cinematografico di Amelio, che è questo lento svelamento delle contraddizioni della mente di Craxi in quel momento. Innocente, colpevole, ho sbagliato, non ho sbagliato, scusate, non scusate. Amante, non amante, sesso, non sesso, erezione, non erezione, mi vergogno, non mi vergogno. Poi alla fine c'è sempre qualcuno che con la fionda spacca i vetri, e in questo Amelio è anche molto, secondo me, umano. C'è sempre qualcuno che spacca, che spaccherà e che sta continuando a spaccare con la fionda i nostri vetri. Non era certo Bettino, non è certo stato il primo. Bettino non sarà certo l'ultimo. Di questo anche parla Hammamet di Gianni Amelio, un gran bel modo di fare cinema per un regista che esplodeva nel momento in cui lui finiva. Chissà se ci ha pensato Amelio a questo, non penso perché non è vanitoso, mi dà l'idea di essere una persona molto seria. Però nel momento in cui Gianni Amelio, col lato dei bambini, boom, cominciava questa decade dei 90 che si sarebbe chiusa con il Leone d'Oro contestato, stupendo omaggio a Luchino Visconti, di Così ridevano. Beh, nel 98 lui chiudeva questa decade che era stata anche l'America, cioè grandissimi film di Gianni Amelio. Era la decade che si apriva invece con la fine di Bettino Craxi. E quindi sarebbe molto interessante parlare con lui del suo rapporto con Bettino Craxi nel momento in cui ha vissuto Gianni Amelio, la sua parabola ascendente nel momento in cui Craxi era in parabola discendente. Hammamet, Gianni Amelio, subscribe, be bad, ciao, grande cinema, ciao!